avuto quest'anno il piacere di presentare la 65esima edizione dell'ASCI a San Diego, i risultati preliminari dello studio, di uno studio nazionale sui linfomi della zona grigia, una malattia rara che comprende questo tipo di linfomi aggressivi che ha caratteristiche intermedie tra i linfomi di diffusa grandi cellule, primitivo del mediastino, il linfoma di Hodgkin. Si tratta di uno studio nazionale che ha coinvolto per adesso 16 centri in ambito di Fondazione Italiana Linfomi. I centri mancano ancora all'appello, alcuni centri che stanno ancora raccogliendo i dati clinici e i campioni biologici. Siamo in attesa dei risultati della revisione centralizzata, per cui il lavoro verteva sui dati clinici. Avevamo raccolto 68 pazienti, di cui 9 esclusi perché in accordo con le più recenti classificazioni WHO e ICC, i pazienti senza coinvolgimento mediastinico devono essere esclusi. Quindi avevamo 59 pazienti valutati sia per quanto riguarda le caratteristiche cliniche basali che le caratteristiche di trattamento che hanno eseguito in prima linea e alla recidiva, con dati interessanti sia da un punto di vista di progression free survival che di overall survival, che anche sull'aspetto relativo al tipo di trattamento. In particolare ritengo interessante il dato relativo al valore, diciamo, di prognostico inteso come impatto sulla progression free survival dell'avere una PET negativa come esame interim in corso di intervento. Non l'avevano tutti i pazienti, ma chi aveva la PET negativa in corso di trattamento aveva una prognosi migliore. E anche il dato che, per quanto sia un vantaggio, un trend vantaggioso in termini di progression free survival, questa differenza non è statisticamente significativa, e mi riferisco per quanto riguarda la somministrazione di chemioterapia a dosaggio standard o a dosaggio intensificato. Questi dati dovranno essere rivalutati tutti alla luce della conferma o meno della diagnosi di linfoma della zona grigia, in quanto i casi erano identificati localmente a livello di centro periferico. Non tutti i casi saranno confermati, e questo è normale. Anche in lavori già pubblicati in casistiche francesi e americane, il tasso di conferma era inferiore al 50%, proprio perché è una patologia nella quale molto ha da dire il patologo sulla descrizione. E diciamo l'obiettivo finale di questo protocollo, di questo studio, forse più che identificare una terapia migliore dell'altra, perché il numero dei pazienti non sarà altissimo, questo magari non potrà essere raggiunto come obiettivo, ma avere dei criteri diagnostici più univoci da poter utilizzare anche nelle patologie più piccole, ed eventualmente poi da uno studio biologico. Da questi aspetti invece potrà forse venire qualcosa di utile per tutti, per l'identificazione e magari anche per il trattamento, quindi correlare dei dati biologici ai risultati clinici.